i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 tifosi blu celesti e non, credo. Diario 1912, la calcio lecco day by day, oggi è giovedì 15 giugno 2023. Voce squillante, testa alta, alla fine ieri è stata una giornata di quelle assurde, ma che comunque alla fine si portano dentro nel bagaglio della vita, perché poi è anche giusto lasciarsi dietro le cose. Il post Foggia Lecco non pensavo sinceramente che mi avrebbe coinvolto in questa maniera così diretta. Sono sorpreso, sono stato molto sorpreso e chiaramente non piacevolmente sorpreso, però insomma è stata una giornata folle. Io parto con un dato, perché mi sembra giusto, e voi lo sapete che qui parliamo spesso di dati. Allora vi do questo: è la diffusione geografica, distribuzione geografica del cognome Bonacina in regione Lombardia, secondo quanto riportato da Cognomix, che è appunto un portale che raccoglie dati, statistiche e posiziona insomma i nostri cognomi, quelli di tutti noi, in varie mappe e anche in queste mappe di colore. Indovinate un po' quali sono le due province d'Italia in cui Bonacina è più presente. Spoiler: Lecco e Bergamo. Bergamo 7,43, Lecco 6,42. Sicuramente non saranno dati precisissimi, ma sicuramente per chi questa realtà la vive, come sotto scritto, posso dirvi che sono assolutamente vicini alla realtà, quantomeno in termini percentuali. Segue Milano 2,32. Ecco, dico anche Milano perché ieri la giornata è iniziata con una valanga di insulti al ragazzo, signore no perché è ancora molto giovane, Luca Bonacina della Primavera dell'Eco, perché secondo quanto è stato riferito da quelli che insomma ieri si sono un po' spacciati per Sherlock Holmes, Luca, che conosco evidentemente seguendo il Lecco giornalmente, è il fratello di Kevin Bonacina di Bergamo, ovvero l'arbitro di cui più si sta parlando in Italia dopo Foggia Lecco, dopo anche l'errore commesso su Gunseye in occasione del gol del potenziale 2-1 annullato per una spinta abbastanza leggera su Celiac a inizio ripresa. Poi, insomma, ci sono stati messi dentro anche gli altri episodi, il rigore non rigore Frigerio, che insomma per me continua ad essere rigore, ma vabbè, ne abbiamo già parlato, non ci voglio tornare. Oggi parliamo d'altro, di cose un più serie, di vita, che magari ci sta dare qualche infarinatura a chi se l'è persa per strada. Poi Lecco 6,42, appunto, ci sono anch'io, guarda un po' che strano, Bergamo e Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo, evidentemente ricade in questa provincia. Sicuramente noi avevamo parlato di questa designazione ritenendola strana, perché la nostra sensazione era proprio questa, del tipo: vuoi vedere che questo va là, fa un errore, succede qualche casino e poi diventano giorni d'inferno. Preciso, puntuale, come se non l'avessimo detto, preciso. Ecco, non pensavo sinceramente di essere preso di mira, io personalmente, con non so quanti messaggi di insulti, bla 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 bla, stronzate varie nel corso della giornata di ieri, che ho passato anche a lavorare, sai, non ho tutto quel tempo di stare appresso a chi aveva insomma bisogno di una valvola di sfogo. Ecco, spoiler, non è mio parente, ma ragazzi, ma veramente, ma neanche alla lontana, non credo di averlo mai incrociato manco per strada fino a Lecco Pordenone di marzo, quando ho fatto il quarto uomo, e fino a poche ore fa in cui ci siamo trovati a Foggia per la stessa partita. Poi sì, da quello che so abita vicino, comunque tra Lecco e Bergamo passano 30 km, quindi non esattamente tanti, ma al di là di questo, più di questo, proprio zero. La scelta dell'AIA è stata sbagliata, onestamente, perché come l'avevamo detto, era designazione a rischio, un ragazzo al secondo anno col VAR che continuiamo a contestare in terza serie, e c'erano tutti gli elementi per poterli bruciare una carriera, e questo rischia di essersela seriamente bruciata la carriera da arbitro. Per chi? Boh, per un errore sì, ma il consiglio al VAR da Banti, che ha fatto la Serie A pure, quindi comunque Banti e Pugliese, tra Bari e Foggia non è che si stiano sti grandi rapporti, però comunque dal punto di vista geografico era abbastanza vicino. Noi siamo stati arbitrati anche da direttori di gara di Como, e guarda un po', li avevamo anche promossi i tempi perché si erano comportati bene, tanto per capirci. Il problema della giornata di ieri è sorto quando c'è stato questo cortocircuito, perché poi capisco questa associazione
fino a un certo punto ovviamente la capisco, ah cavolo, ho fatto giornalista al seguito dell'Ecco, questo arbitro all'Ecco lo favorisce perché è stata questa associazione, siete parenti, anzi qualcuno ha detto che sono io sono l'arbitro, non lo sapevo, pazzesco. Mamma e mio papà hanno scoperto di avere dei figli, un figlio in più, tra l'altro non lo sapevano, io non sapevo di avere un fratello in più. Abbiamo fatto questa scoperta pazzesca ieri grazie al popolo dei social che ci ha dedicato dei video, dei post, poi fortunatamente li ringrazio, tanti tifosi bruciesti hanno provato a far capire che proprio da queste parti i numeri sono quelli che avevo raccontato, più di 2000 presenti in Lombardia con questo cavolo di cognome, quindi veramente siete andati a pescare male solo perché uno è tifoso dell'Ecco. Spoiler, seguiamo l'Ecco da tanti anni per lavoro e ci sta che si possa essere tifosi, come tanti giornalisti del Foggia sono tifosi del Foggia. Questa cosa è pazzesca e lo so. Ecco, poi oltre a Luca, oltre a me, oltre ai miei genitori e a questa valanga di fesserie campate completamente per aria, perché ve lo ripeto, non siamo parenti, manco alla lontana, manco di quindicesima generazione, il punto clou è stato raggiunto quando qualcuno ha creato su Instagram un profilo palesemente fake e questo è stato coperto di insulti. Lì effettivamente ho capito che gli elementi su cui si basavano queste indagini erano scarsi. Purtroppo però dall'altra parte ci sono sempre delle persone che conducono una loro vita il più possibile tranquilla e cercano di fare il loro lavoro. Questo lavoro per quanto mi riguarda coinvolge la mia squadra, coinvolge la vostra squadra, se tifosi del Foggia mi state ascoltando in questo momento, e ci siamo trovati sullo stesso campo, questa volta abbiamo vinto noi, ma la vostra squadra, vi assicuro, sì, qualora non ci credeste, comunque state facendo un ragionamento sbagliato, perché il Foggia ha tutte le armi per poter ribaltare questa gara e ne siamo pienamente consapevoli del fatto che non ci sia ancora niente di chiuso, al di là di quell'errore del gol di Lepore all'86esimo, perché il calcio e questi playoff ci hanno regalato che finché l'arbitro non fischia tre volte con l'Ecco e Foggia c'è da temere il ribaltone. Tutto qua, insomma, forse anche troppe parole per dire che non ho un legame di parentela con questo arbitro, che penso starà vivendo anche dei giorni non facili, perché penso sia consapevole di quello che si stia scatenando intorno, appunto per delle chiamate che non sono piaciute, e speriamo che soprattutto il clima si possa tranquillizzare, perché tutta questa cacciara, tutti queste calunnie, ecco, non ho ancora usato questo termine, queste calunnie, questa diffamazione perseguibile per legge, tra l'altro, perché c'è anche questo aspetto da considerare, vada poi a scemare quando si arriverà a ridosso alla partita, che già avrà potenzialmente dei problemi, perché ci saranno tanti tifosi di entrambe le squadre fuori dal Riga Monticepi, che ne terrà 5.000, e quelle ci stanno. Qualcosa nella catena della vendita, da che mi risulta, non è andato propriamente per il verso giusto, perché sono state veramente tantissime le segnalazioni dei tifosi arrivate nel corso di questi giorni, e insomma dispiace che anche tanti tifosi storici non possano vedersi la partita più importante quantomeno degli ultimi 50 anni, ma che poi sia solo e semplicemente sport, al di là di quello che regalerà l'esito del campo, che se sono consapevole del fatto che dovesse vincere l'Ecco, le stesse polemiche di oggi riprenderebbero quota, dovesse vincere il Foggia, dalla parte lecchese arriverebbero le lamentele, insomma, per le grandi proteste che stanno arrivando dalla Puglia nel corso di queste ore, questi giorni, anche di questa richiesta di apertura di un'inchiesta da parte della Procura federale portata avanti da un candidato sindaco della città pugliese. Buona giornata a tutti, forza l'Ecco sempre, se siete andati veloci fino in fondo non siamo parenti, io e Kevin Bonacina, neanche i miei genitori evidentemente, neanche il metal meccanico che avete insultato, neanche il giocatore a primavera che avete insultato, e tantomeno quello del suo profilo su Instagram.